cappellino e maschera. Carini, recuperati in un negozietto, pochi centesimi, va, diciamo così. Oggi stesso vi eravate già organizzati da tempo? Ma no, io non mi ero organizzata, tra l'altro il personaggio di Zorro io non lo amo particolarmente, devo dire lo sto rivalutando negli ultimi giorni, è stata un'organizzazione per quanto mi riguarda un po' improvvisa, io non appartengo ad alcun movimento politico. Sono una indipendente, sono una mamma e sono qui a manifestare contro le ideologie che vengono portate a due isolati da qui. Zorro è donna, è uomo, e chiunque si oppone a questo clima razzista che c'è qui a Bari e un po' in tutta Italia, questo clima di tensione dovuto da Salvini, ma da tutti quelli che gli sono andati dietro, diciamo. Colpa dell'ignoranza, penso, anche degli italiani riguardo il tema degli sbarchi, riguardo il tema degli immigrati. Pensano che sia questo il nemico e sappiamo tutti quanti che il nemico non è l'immigrato, perché anche noi siamo stati immigrati. L'immigrato c'è sempre stato e bisogna andare più che altro a migliorare la cultura, a informare la gente riguardo queste tematiche molto, molto sensibili. Ogni giorno siamo in piazza per un'Italia come descritta nella Costituzione, un'Italia antifascista, un'Italia che non è della propaganda, un'Italia che è comunque accogliente e solidale. E quindi siamo qua per ribadire quanto la città di Bari è capoluogo dell'antifascismo e anche quanto la nostra città non si legherà mai. Noi vestiti da Zorro! Vestiti da Zorro perché il ministro dell'inferno ha, nel libro pubblicato da Casa Pound, permettetemi il sorriso, ha fatto capire quanto è depresso del fatto che gli è stato rubato un Zorro quando era piccolo, quindi sicuramente non è mai guarito di questa depressione. Allora io anche qua dietro ho scritto: con i 49 milioni di euro che il suo partito ha rubato agli italiani, magari si compra 49 milioni di Zorro e così la depressione cade e ci lascia in pace, perché noi siamo stanchi dell'odio quotidiano. In realtà noi siamo qui per dirgli che il pupazzo di Zorro non è mai stato rapito, se n'è andato lui, ha deciso lui liberamente di scappare perché ha capito che non era cosa restare lì al fianco di questa persona.